E allora siamo ritornati in diretta, rigorosamente a piedi, perché spostarsi oggi non c'è altro mezzo. Siamo qui nella zona di Via Borgovico, all'inizio di Via Borgovico, verso la via per Cernobbio, dove c'è l'albero caduto. Vedete, ci sono gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco che stanno cercando di rimuoverlo, forse già ci sono riusciti quasi completamente, ma il traffico ne sta risentendo in maniera pesantissima. La coda inizia qui, prosegue sul lungolago, via Innocenzo e ovviamente ripercussioni su via Manzoni, Sant'Agostino, via Torno, ci segnalano tanti disagi. E vedete, qui polizia locale sta cercando di regolare il traffico in entrambe le direzioni di marcia, ma non è assolutamente facile. Vedete, molti tornano indietro. Chi ci sta guardando, ecco, sappia che la situazione al momento è questa, non è facile, città bloccata insomma sotto la pioggia per l'albero caduto, però sto vedendo, e forse in tempo reale possiamo anche darvi delle buone notizie, che l'albero è stato già rimosso. Anzi no, beh no, rimosso direi no, in parte sì. Si sta cercando di far passare il traffico andando verso Cernobbio e di ritorno, ovviamente via Bellinzona, via Bixio, via Bellinzona, via per Cernobbio, manco parlarne, tutto è bloccato in questo momento. Ecco, il guaio è qui, dove c'è l'ostello di Villa Olmo. Abbiamo già messo anche prima delle foto che vi fanno capire, che vedete, gli agenti della polizia locale che stanno cercando di dare indicazione anche agli automobilisti bloccati. Ciao Paolo, buongiorno. Tanta gente che a piedi, ecco, qui è la zona dove stanno operando i vigili del fuoco. Vedete l'albero che è caduto per le forti raffiche e che chiaramente sta bloccando la città in questo momento. Città bloccata chiaramente anche per i mezzi pubblici, tutto fermo, disagi, lunghe code, molte le corse che saltano. Questa è la 6, ecco, lo diciamo chi magari sta aspettando il pullman. Oggi è successo un po' di tutto e si sta ripercuotendo sulla città. Siamo proprio all'ostello di Villa Olmo e qui vedete traffico completamente bloccato, gli agenti della polizia locale che stanno dicendo che cosa succede. Sentite le motoseghe dei vigili del fuoco, stanno tagliando l'albero, stanno cercando almeno di mettere in sicurezza la zona, ma come vedete è caduto praticamente sulla sede stradale ed è pericoloso ovviamente per il transito. Protezione civile, vigili del fuoco stanno lavorando in queste ore per rendere ovviamente agevole il passaggio. Come potete vedere, eccolo qua, l'albero caduto. In questo momento i vigili del fuoco stanno cercando di liberare, però come vedete è proprio pericolosamente sulla sede stradale, quindi ecco perché il traffico in questo momento di fatto è ancora bloccato, lo vedete, ci sono le auto della polizia locale da una parte, quindi verso Cernobbio, e da Cernobbio verso Como, tutto è bloccato come potete vedere per questo intervento. L'albero è di grosse dimensioni, è una mattina terribile, cara Rita. Ecco, vedete che la protezione civile, ci sono gli uomini della protezione civile ai quali va ovviamente sempre un grande complimento per quello che fanno, i vigili del fuoco. E l'albero è decisamente ancora incombente sulla sede stradale come potete vedere, quindi il problema in questo momento che blocca Como è qui. Tra l'altro anche i cavi dell'elettricità sono stati tranciati. Ecco, si sta cercando di toglierlo questo albero perché è pericoloso, va tolto ovviamente, quindi per sicurezza chiaramente, no? Lo diciamo anche a un funzionario del comune di Como che è qua, che sta seguendo le operazioni della protezione civile. Ciao, qua nella zona di Villa Olmo, e se ovviamente oggi dovete spostarvi, eccoci un altro mezzo dei vigili del fuoco in arrivo per cercare di dare un supporto ai colleghi che stanno lavorando qua. Sì,
infatti arriva l'autogru adesso dei Vigili del Fuoco qua a Villa Olmo. Chiaramente ci vorrà ancora qualche minuto di tempo, direi diversi minuti di tempo, perché con l'autogru i Vigili del Fuoco in questo momento possono intervenire e rimuovere l'albero, perché è troppo pericoloso, ovviamente le auto non possono passare in questa situazione. Sta piovendo ancora forte, cerchiamo di trovare anche riparo, perché in effetti è una mattinata estremamente difficile e complessa quella che stiamo vivendo. In presa diretta i Vigili del Fuoco appunto con l'autoscala in questo momento stanno facendo anche le manovre. E allora un pochino di vento è cessato, però purtroppo rimangono le conseguenze. Bravi davvero gli uomini della Protezione Civile per questi interventi, lo vedete, lo stanno tagliando tutto quello che possono per sgomberare l'aria, e poi adesso deve essere ovviamente rimosso anche il resto della pianta. I Vigili del Fuoco cercano, no vabbè, ok, lo faranno in questo momento. Allora assistiamo in presa diretta praticamente a quello che sta accadendo qui a Villa Olmo, e quindi vi facciamo vedere appunto l'intervento per cercare di rimuovere. Io dice Cinzia che i bus hanno scaricato i passeggeri sulla rotatoria di Santa Teresa. Non lo so, Cinzia, non lo so se è stata una richiesta di chi era a bordo, non lo so, però bisogna anche valutare queste cose. Quindi va bene, prendo atto di quello che ci dici, non lo so, ripeto, se ecco, intanto il mezzo dei Vigili del Fuoco sta chiaramente ostruendo la strada è chiusa ancora, ve lo facciamo rivedere. Ci dice Gaia, riuscite a inquadrare il parcheggio? No, lì la macchina, non ho capito che cosa ci chiede la nostra amica. Vabbè, intanto ripeto, stiamo vedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco qua. Aspetta che ci spostiamo qua, ecco, ok, e così vi facciamo vedere proprio. È in presa diretta quello che stanno facendo i Vigili del Fuoco, che sono arrivati con l'autoscala per rimuovere questo albero che sta al momento ovviamente bloccando la circolazione a Comoda e per Cernobbio. Cinzia, ripeto, su questa cosa che dici dell'autista non lo so, mi dicono, sai, bisognerebbe poi a volte, sai, sempre verificarle, però per l'amor di Dio ci mancherebbe altro. Noi prendiamo atto sempre di tutto, le posizioni sono sempre ovviamente libere, ognuno può esprimere la propria opinione, però ripeto, a volte bisognerebbe forse prima fare delle anche verifiche. Non sto dicendo il caso specifico, Cinzia, però sai, prima di dire delle cose anche far due verifiche sarebbe ovviamente opportuno. Dopodiché ci mancherebbe altro, se l'autista ha fatto scendere i passeggeri dal bus così di sua iniziativa, certamente non è una cosa forse bellissima, ma certo, come vedete è tutto fermo, è tutto bloccato. Adesso stiamo vedendo i Vigili del Fuoco che stanno salendo con la motosega e con l'autoscala per rimuovere questo albero qua, e adesso anche i treni sono fermi, ci dice Daniela, può essere sicuramente. Ecco, ripeto, adesso stiamo aspettando e vediamo l'intervento in presa diretta dei Vigili del Fuoco qui a Villa Olmo, perché questa è una situazione molto molto complessa, si sta bloccando tutta la città, e si è bloccata tutta la città. Le ripercussioni ci sono in questo momento in tutta la città. Ecco, guardate, in presa diretta vi facciamo vedere l'intervento dei Vigili del Fuoco, come sempre straordinari, qualsiasi clima, qualsiasi tempo, eccoli qua, stanno andando a rimuovere questo albero con la motosega, e poi chiaramente quando sarà tagliato la situazione potrà tornare ovviamente alla normalità, ma ci vorrà tempo per smaltire le lunghe code. Vedete, via Borgovico ferma, via per Cernobbio ferma, anche la via Bellinzona è ferma, è tutto fermo, insomma, sostanzialmente è tutto fermo. Ecco, l'intervento inizia in questo momento con i Vigili del Fuoco, con la motosega, che stanno rimuovendo. Daniela ci dice che anche sui treni è un gran casino, immagino. È una mattinata difficilissima. Presa diretta, i Vigili del Fuoco stanno tagliando l'albero, lo stanno facendo con
l'autoscala. Non sarà velocissimo, però è un intervento necessario per cercare di rimettere in sicurezza questa zona, e poi ovviamente quando sarà messa in sicurezza e dopo si potrà tornare a circolare. Intanto saluto anche gli uomini della Protezione Civile, li vedete, hanno fatto un gran lavoro, hanno rimosso quello che era accaduto, e intanto vediamo che cosa stanno facendo qua i vigili con l'autoscala. Chiaramente tagliano tutto quello che possono tagliare e poi sarà la Protezione Civile a rimuovere tutto. Buongiorno ragazzi, ovviamente buon lavoro anche a voi, visto che è una mattinata complessa anche per voi. Ecco, vedete, quello è questo, stanno rimuovendo appena possibile questa pianta che di fatto ha bloccato la città questa mattina. Sotto la pioggia, perché sta piovendo ancora forte in questo momento, e sta piovendo anche sicuramente in maniera molto molto forte. Allora, l'intervento è quello dei vigili del fuoco. Tra poco dovrebbe essere ovviamente ripristinata anche la circolazione, ma per il momento intanto qua nel parcheggio non ci sono auto che sono state danneggiate, almeno non ne vedo auto danneggiate, c'è un'altra amica che ci scrive, non vedo auto che sono state danneggiate qui nel parcheggio almeno. Qua poi c'è la pianta che è caduta in Viale Varese, sicuramente sì, su alcune auto, ma noi siamo a Villa Olmo e... e la Protezione Civile che stanno intervenendo. È una situazione molto complessa, però vedete, i vigili del fuoco stanno facendo un lavoro immediato per cercare di tagliare l'albero, mettere tutto in sicurezza e far ripartire la circolazione, che al momento è completamente bloccata, lo ricordiamo, a Como, perché vedete, bloccare la via Borgovico, qui siamo all'inizio della via Borgovico, con il mezzo dei vigili del fuoco chiaramente ha delle inevitabili ripercussioni sulla città. Noi per il momento ci fermiamo, vi abbiamo aggiornato in tempo reale, ancora qualche minuto però i vigili del fuoco possono completare il loro intervento. Ecco, perfetto, anche questo è tagliato, quindi non manca granché per la definitiva rimozione di questo albero che è stato sradicato dalla forza del vento che stamattina è stato fortissimo in tutto il nostro territorio. Alberi caduti qua alla stazione, in Viale Varese, in mezza provincia, con tanti interventi dei pompieri. Il più significativo è proprio questo qua che vi stiamo facendo vedere in presa diretta. E ok, quando sarà ripristinata la circolazione, tra qualche minuto vi aggiorniamo sui social. Al momento è tutto, grazie, anche perché sta piovendo fortissimo. Vi saluto, buona giornata da Villa Olmo. Per il momento ancora tutto fermo.